tutti. Il punto è questo, abbiamo presentato la lista per la città metropolitana, per l'elezione della città metropolitana che si terranno il 9 di ottobre. Abbiamo fatto una lista con il simbolo Lega Nord, ma con all'interno un alleato, una rappresentazione anche di un collega degli alleati, di Fratelli d'Italia. È stata fatta una scelta, tra virgolette, molto marcata, perché con Fratelli d'Italia e perché non con altri, ma per una ragione molto semplice, perché con Fratelli d'Italia, rappresentati anche da Romano La Russa, c'è una scelta di campo vera, si va in amministrazione, si va nella città metropolitana per fare opposizione da una parte in caso di, tra virgolette, non di sconfitta, ma se si tratta invece per andare a governare c'è un'idea di programma e di cosa da fare insieme. Questo è un po' il senso, questo vi spiega perché non abbiamo raggiunto l'accordo con altre formazioni, perché evidentemente noi non siamo per i patti del Nazareno e compagnia cantante. Questo è un po' il senso. Sì, grazie. Grazie anche da parte mia a tutti voi. Qualcosa ci già molto, l'ho già detto, è stato abbastanza completo come dichiarazione, quella di Davide. Indubbiamente la scelta Fratelli d'Italia Lega Nord non nasce da una spaccatura perché abbiamo voluto rompere con gli alleati tradizionali. Fratelli d'Italia si è spesa fino all'ultimo secondo nel tentativo di fare un'unica lista e riteniamo ancora che sarebbe stata forse la scelta migliore, ma tant'è, oggi è così, e indubbiamente dovendo fare una scelta di campo tra Forza Italia e Lega Nord, per noi in questo momento, in questa fase, è sicuramente molto più naturale scegliere l'alleato verde che non gli azzurri, per una serie infinita di motivi, per la battaglia dura, vera, trasparente. Nelle ultime ore sembra che le cose siano migliorate e siano cambiate in meglio, ma fino all'altro giorno la battaglia a Renzi da parte di Forza Italia secondo noi non era così limpida, trasparente e forte, cosa che invece lo è sempre stata per noi di Fratelli d'Italia e per la Lega, e quindi la scelta credo sia stata quasi naturale, non del tutto naturale, ripeto, avremmo voluto essere tutti insieme ma non si è trovato l'accordo e quindi una scelta abbiamo dovuto fare per questa città metropolitana a cui non crediamo, credo nemmeno gli amici della Lega credono molto. È stata una scelta scellerata di governi di centrodestra e di centrosinistra, quella di sciogliere le vecchie province per non ricostruire di fatto assolutamente nulla, ma se non una istituzione poco più che fantoccio che non rappresenta di fatto il territorio, non rappresenta la popolazione della provincia, ma comunque certamente non ci tiriamo indietro, non lasciamo campo libero alla sinistra a Sala, che speriamo faccia, non ci vuole assolutamente molto, che faccia un po' meglio di quanto non abbia fatto Pisapia negli ultimi due anni, ma temiamo però che siccome al peggio non c'è mai fine, vorremmo che non fosse confermato il proverbio. Noi abbiamo deciso di inserire per rafforzare la coalizione insieme a Fratelli d'Italia l'amico Antonio La Miranda, che è consigliere comunale di Sesto San Giovanni e capogruppo a Sesto San Giovanni di Fratelli d'Italia, uno storico consigliere di Sesto San Giovanni, che è la città più importante o più grande sicuramente della provincia di Milano, e chiaramente abbiamo voluto premiare anche la città più importante perché credo incida più di tanti altri comuni nelle politiche, nelle scelte della provincia, non avendo, come ben sapete, Fratelli d'Italia consiglieri comunali a Palazzo Marino. Io credo di aver detto tutto, mi auguro che le cose vadano bene, nell'attesa che finalmente si possa arrivare a una elezione diretta veramente a suffragio universale del presidente della provincia. Non ripeto, questo governo, che sarà un governo fantoccio, è una pagliacciata che è l'attuale provincia, dovremmo entrare nel merito di quello che è stato fatto in questi due o tre anni, quanti anni è stato, due anni, i danni sono davanti agli occhi di tutti perché sono aumentati i debiti e non è stato risolto.
risolto alcun problema che riguardasse i territori. Auguriamoci, ripeto, di poter vincere, forse i numeri non ci danno vincitori in partenza secondo alcuni, ma conoscendo la situazione attuale, concludo veramente, conoscendo la situazione attuale che vi è anche all'interno della sinistra in senso lato, del PD in particolare, non è detto che qualche scherzetto al loro interno se lo facciano e qualche giochino interno al PD e alla sinistra in generale non possa portare il centrodestra a vincere, che è la speranza dei cittadini di Milano e della provincia, anche se ripeto questa provincia può serve a quello che serve. Grazie. Allora, io sono segretario della una parte della provincia esterna, quindi un anello esterno della provincia di Milano, quindi non ho Milano città, quindi porto un po' le sensibilità del territorio. Io quello che posso dire è che ho fortemente lottato perché la Lega andasse da sola, ma per non ragioni ideologiche, ma per ragioni compartimentali semplici. Allora, Matteo Salvini ha detto a Pontida basta ambiguità, quindi o da una parte o dall'altra. Noi abbiamo avuto come alleato in città metropolitana Forza Italia, che sistematicamente ha avuto un comportamento ambiguo, ha votato lo statuto, questo statuto che non ci piace, che non è come volevamo, più volte ha mantenuto un percorso di aiuto alla sinistra e quindi è stato sempre ambiguo. E quindi giustamente o da una parte o dall'altra, oltretutto ci sono situazioni dove addirittura ci sono liste unite PD Forza Italia in Lombardia. Questo non è concepibile, o da una parte o dall'altra, non si può fare questo gioco delle tre carte, un po' di più e un po' di là, perché è proprio questione di coerenza rispetto a quelli che sono gli obiettivi politici, perché città metropolitana è fallimentare, così come concepita è una debacle, probabilmente andrà in dissesto finanziario, avrà grandissimi problemi, la possibilità di vincere proprio non c'è per un semplice motivo, perché hanno fatto un sistema elettorale che fa vincere il PD, che fa vincere quel sistema, è stato voluto fare un'elezione di secondo livello e non dare la possibilità ai cittadini di votare il proprio presidente. Questa è una cosa vergognosa, perché credo che i cittadini devono poter fare, perché è automatico che la scelta dove i candidati, ad esempio tutti i cittadini che rappresentano il mio territorio, non hanno potuto votare Sala, nemmeno normale, e quindi si ritrovano ad avere un presidente che non hanno potuto votare, ma mi sembra normale. Ma in qual è la democrazia dove un cittadino è governato da una persona che non ha votato, né direttamente né indirettamente, in nessuna maniera, lo subiamo. Questo è assolutamente inaccettabile, non è democratico. Quello che vogliono fare al Senato praticamente con la riforma costituzionale. Questo è il sistema. Il sistema che privilegia il sistema dei partiti, il sistema che noi vogliamo scardinare così come è concepito, perché è logico che ricordano un po' le persone nominate, quelle che vengono messe, perché non rappresentano, vengono elette cittadini, ma vengono elette a secondo livello. Quindi sono indicazioni di consiglieri comunali, quindi già forze politiche. Questo è il percorso e lo dobbiamo scardinare, sperando di riuscire a farlo il prima possibile con l'elezione diretta del Presidente della città metropolitana e cercando di capire se questo, almeno questo, darà un minimo di democrazia a quello che è il territorio, non solo di Milano città, ma di tutto l'Italia milanese. Questo è un aspetto quindi molto importante. Forza Italia deve decidere da che parte sta rispetto a questo percorso, perché o di qui o di là, insomma, molto schiettamente, io li invito a tornare a essere degli alleati forti in questo percorso. Quindi per me questo è un invito. Faremo questo percorso, come ho voluto fortemente che non ci fosse, che andessimo da soli, non con Forza Italia per ambiguità, tanto ho lottato per portare gli amici di Fratelli d'Italia all'interno di lista con noi, perché secondo me sono state persone coerenti, condividono il nostro percorso politico e quindi è giusto avere un'alleanza con un'alleanza strategica che non solo in città metropolitana ma in tutte le realtà territoriali. Questo è il lavoro che io sto portando avanti come segretario provinciale, ma so che anche nelle altre segreterie, insomma, l'asse strategico Fratelli d'Italia credo che sia forte e indissolubile. Quindi andiamo avanti in questa direzione.